Avrebbe dovuto rappresentare la soluzione ai cronici problemi della sanità calabrese, invece rappresenta un nuovo e più grave problema. Azienda zero, proposta e voluta frettolosamente da Occhiuto a inizio legislatura senza i necessari passaggi legislativi, rappresenta oggi il problema dei problemi per una sanità regionale, che da quando Occhiuto è commissario ad acta segna passi indietro. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Davide Tavernise. Nelle intenzioni, aggiunge Tavernise, era il cambio di registro, a cambiare continuamente invece la legge istitutiva di Azienda Zero. In 15 mesi è stata già modificata 6 volte, altri interventi sono in attesa. A pagare le conseguenze di una burocrazia regionale che si avvita su se stessa sono solo i cittadini calabresi. Ci troviamo di fronte al déjà vu di un governo che ha deciso di utilizzare i fondi pubblici per un gioco propagandistico, quello di Salvini che parla dalla mattina alla sera del ponte sullo Stretto, senza dire dove prenderà i soldi. Lo dice il deputato dei Verdi Angelo Bonelli in conferenza stampa a Messina. Quanto sta accadendo sarebbe inammissibile in qualunque parte d'Europa. C'è un decreto che stanzia 340 milioni di euro per la progettazione dell'infrastruttura, dice Bonelli, ma Salvini non dice dove si prenderanno gli oltre 10 miliardi di euro per costruirla. Aumentano i contagi da Covid in Calabria passati a 73 a 94. Incremento anche del tasso di positività dal 5,30% al 6,62%, con 1.419 nuovi tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al giorno precedente. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Taurianova Giuseppe Zappia, di 42 anni, latitante al gennaio 2021, sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada dalle campagne di San Martino di Taurianova, in provincia di Reggio. Zappia, ritenuto responsabile dell'importazione in Francia di circa una tonnellata di cocaina dal Sud America, è stato condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione dalla magistratura transalpina, che ha emesso un mandato di arresto europeo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il quale dovrà scontare una pena residua di 6 anni di reclusione. Un vistoso crollo ha interessato il promontorio dirimpetto all'abitato sul quale sorge uno dei simboli della città di Tropea. Il santuario della Madonna dell'Isola, meta ogni anno e soprattutto nel periodo estivo di migliaia e migliaia di turisti che visitano la perla del Tirreno calabrese. Il cedimento si è verificato in mattinata sul promontorio che divide la spiaggia dalla rotonda. Da quella di Mare Grande ha interessato un costone che affaccia verso il mare, senza comunque coinvolgere in alcun modo il santuario. Massi di grosse dimensioni sono staccati all'improvviso e sono finiti sulla battigia sottostante. A quell'ora nei pressi, per fortuna, non c'erano persone, che altrimenti sarebbero state colpite in pieno. L'area è stata resa off limits dai vigili del fuoco che hanno effettuato verifiche e dalla polizia municipale. Sul posto anche tecnici del comune costiero. Secondo quanto è possibile apprendere, non ci sarebbero danni all'iconica chiesetta presente sulla sommità del piccolo promontorio.